E rieccoci qui, buona serata a tutti quanti con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo che riprende la seconda parte alle ore 19. Oggi siamo puntualissimi a cominciare in realtà. Riprendendo un attimino il discorso ricominciato oggi pomeriggio, vale sempre l'affermazione, cioè. Questa trasmissione si rivolge a un pubblico e a un suo pubblico che ascolta. Le altre persone, quelli che non gli piacciono la trasmissione, quelli che la trasmissione non vogliono neanche sentire, non fanno altro che girare su Radio Maria. Hanno altre trasmissioni che gli piacciono, altri speaker che gli piacciono e per favore girino pure su Radio Maria. Vabbè, detto questo, torniamo a ripetere, quando qualcuno ci chiede di essere rispettosi nei confronti dei cattolici, in realtà ci chiede di essere sottomesso a quell'assassino del loro Dio. Questo non è tollerabile, perché non è tollerabile che qualcuno chiede rispetto mentre sta gestendo dei campi di sterminio. Questo rispetto non ne hanno il diritto, non esiste e in realtà è solo una richiesta di sottomissione. È la stessa richiesta che fu rivolta a Galileo, la stessa richiesta a milioni di donne mentre venivano torturate dai cattolici ed è la stessa richiesta che viene rivolta adesso. Non c'è nessuna differenza fra chi torturava, chi non si poteva difendere e chi chiede di essere rispettosi a dei torturatori. E questo deve essere chiaro, perché non esiste discussione su questo, nel modo più assoluto e categorico. Cioè, questi sono degli assiomi fondamentali, cioè delle posizioni fondamentali che non si può discutere su questo. Detto questo, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, è Piazzale Parmesano 8 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è Casella Postale 53 Marostica, Vicenza. Nella prima trasmissione mi sono dimenticato di dirvi che farò un notturno venerdì 9, credo sia venerdì 9 ottobre, insieme a Mario da Rovigo, in cui parleremo un po' del pazzo di Nazareth o del Gesù di Nazareth e l'infamia umana. Cioè, metteremo a confronto le varie posizioni e le varie cose per stabilire se è effettivamente un pazzo, se è un infame. Ricordate che nel paganesimo e in stregoneria si dice infame, si usa termini dispregiativi quando c'è qualcuno che costruisce degli ostacoli nello sviluppo delle persone. Cioè, sottomettere a una verità nel paganesimo è un'infamia. Cioè, non è infamia nel stesso modo che lo usano i cristiani. Cioè, i cristiani danno dell'infamia a Giuda, per esempio, no? Cioè, danno del traditore a Giuda. E noi, non, io, dal mio punto di vista, non esiste un tradimento di Giuda. Cioè, non esiste nel modo più assoluto e categorico. Cioè, non esiste la sostanza per dire a Giuda tu sei un traditore. Semplicemente Giuda si è andato via per i fatti suoi, insomma, non c'è altro. E mentre invece nel paganesimo, nella stregoneria, l'infamia sta nel costringere i più deboli a non dare l'assalto al cielo, cioè impedire lo sviluppo delle persone. L'impedimento allo sviluppo delle persone costituisce atto di infamia. Questo è il senso dell'uso di quel termine. E la pazzia è usata in termini chiave, in termini fondamentali. Cioè, si dice il pazzo di Nazareth quando uno chiede fede a critica rispetto a quello che sta facendo. La richiesta di fede a critica, la richiesta di abbandono di una persona nei confronti di un'altra è un atto di pazzia. Perché? Perché la persona viene meno all'uso delle proprie determinazioni, all'uso della propria volontà, o se volete all'uso della propria ragione, cioè di stabilire gli elementi con cui pensare, cede tutto questo, cede la propria volontà, cede le proprie determinazioni, cede la propria ragione per abbandonarsi in un'attesa che qualcuno gli promette. Ora, promettere un'attesa che non esiste è un atto di pazzia. Richiedere sottomissioni a quell'attesa è un atto di pazzia. Per cui i termini li stiamo usando in maniera estremamente corretta. Purtroppo le persone non usano se stesse in maniera corretta. Ricordatevi sempre che ogni volta che una persona all'interno di un sistema sociale, all'interno di una società, all'interno della vita, non rivendica i propri diritti con la massima forza,
Non è che lei, poverina, sai, è venuta meno, cioè lei ha rinunciato perché non si è sentita di imporsi. No, lei ha danneggiato l'intero sistema sociale. Non rivendicare i propri diritti, cioè quelli che fa parte dello sviluppo sociale, non rivendicarli, cioè non pretendere il rispetto dei propri diritti, senza per questo danneggiare qualcuno, bene, è un atto di danneggiamento del sistema sociale. E questo naturalmente è il nostro punto di vista. Qualcuno può dire, ma sai, se io voglio fare lo schiavo e mettermi in ginocchio, sarà affari miei, no? Sì, sono effettivamente affari tuoi, però nel fare quegli affari danneggi l'intero tessuto sociale, cioè danneggi anche me, perché? Perché quando io vado a rivendicare i diritti per non essere in ginocchio, ci sarà qualcuno che dice, ma lui lo fa, lui si mette in ginocchio. Per cui ricordatevi questo, non rivendicare i propri diritti all'interno del sistema sociale è un atto che danneggia l'intero sistema sociale, perché mette in moto un percorso di rattrappimento del sistema sociale. Rivendicare i propri diritti, cioè quello di cui si ha diritto per esistenza, per accordo, per legge, per contratto, per qualcosa, aumenta la possibilità di tutti gli altri di rivendicare i propri diritti senza fare grandi fatiche. E dà il via a un processo virtuoso, a un processo di riconoscimento del diritto delle persone. Bene, proprio perché le persone hanno rinunciato ai propri diritti, i bambini vengono battezzati, i bambini vengono stuprati dai cattolici, i diritti costituzionali vengono storpiati per impedire a delle persone di usarli. Si può prendere un bambino, battezzarlo, insegnargli una religione, senza sapere che nel far questo si distrugge il divenire del bambino, senza sapere che nel far questo si viene meno a quello che sono i patti costituzionali, perché si pensa il bambino come privo di diritti civili. Cioè, tanto è proprietà dei genitori, è proprietà della Chiesa, cioè, il bambino diventa una bestia. E allo stesso tempo sì, questo concetto di bestia si diffonde all'interno del tessuto sociale e va via via a occuparne tutti gli anfratti. Allora, anziché avere un percorso virtuoso, un percorso di libertà, si ha un percorso di rattrappimento. Per cui, per piacere, non venite da noi a chiedere il rispetto, quando l'unica cosa che sapete concepire è la sottomissione. Cioè, non cercate di ingannarvi, ingannare noi, ingannando voi stessi. Questo tanto per essere chiaro. Allora, ricordando che faremo questo notturno con Mario da Vicenza venerdì 9, dopo l'assemblea degli speaker, vi ricordo che abbiamo messo in corso delle conferenze espositive che facciamo alla libreria Sottomondo di Treviso, vi ricordo la libreria Sottomondo in via Tolpada 11 a Treviso. Faremo una serie di presentazioni, presenterò praticamente i miei libri. E dove ci sono le mie ipotesi, le mie tesi, le mie idee, chiamate come volete, non ha nessuna importanza. E in questi libri, il 31, queste conferenze verranno fatte in occasione delle festività pagane, saranno il 31 ottobre, sarà in occasione di Halloween, il 19 dicembre in occasione dei Saturnali, il 13 febbraio in occasione dei Lupercali, anche se le date non sono esatte, cioè i Lupercali scadevano il 15, ma visto che è sabato. Sarà di sabato alle ore 17 e esporrò i fenomeni di premorte interpretati da stregoneria dal paganesimo politeista e ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Questo il 31 ottobre 1998 presso la libreria Sottomondo in via Tolpada 11 di Treviso alle ore 17. Naturalmente l'entrata è libera e dopo la presentazione dei libri può seguire un dibattito su tutte le tesi che volete, insomma. Il 19 dicembre, in occasione dei Saturnali, presenterò il libro dell'Anticristo e Gesù di Nazareth, l'infamia umana. Il 13 febbraio, in occasione dei Lupercali, presenterò Il sentiero d'oro e la teoria della filosofia aperta. Dopodiché ci sono altre due conferenze in date da destinarsi, dove una illustrerò il crogiolo dello stregone e l'altra Didimo Giuda Tommaso, l'ultimo stregone pagano. Presenterò questi due libri. Il Crogiolo dello Stregone l'ho terminato nella prima stesura, cioè ho chiuso un ciclo. Ho appena finito di correggere il Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo. Il Crogiolo del Male, vi ricordo che nella libreria Sottomondo potete trovarne una copia, almeno. E
Mentre invece Didimo Giuda Tomaso, vedrò il giorno 9 magari se riesco a stampare qualcosa da computer e a presentare qualcosina di notte, insomma, per far vedere una via alla stregoneria in contrapposizione alla via di possesso che viene portata avanti dai Vangeli ufficiali. Bene, detto tutto questo, vi ricordo allora la libreria Sottomondo, in Treviso, via Tolpada 11. Il giorno 31 ottobre 1998, di sabato, il giorno di Halloween, alle ore 17, i fenomeni di premorte interpretati dalla stregoneria del paganesimo politeista è ciò che porta a diventare eterni nella religione dell'antica Roma. Con questo ho terminato le presentazioni e cominciamo la trasmissione di stasera, che continua quelle che sono la presentazione delle congregazioni, diciamo così, di sacerdoti nell'antica religione romana. Vi ricordo che il fatto che io identifichi il paganesimo con la religione dell'antica Roma non è che io voglio imporre o dire voi dovete seguire questo tipo di paganesimo, nel modo più assoluto e categorico. Io ho trovato semplice, ho trovato facile, mi è venuto spontaneo, spiegarmi i fenomeni che mi succedevano con il paganesimo dell'antica Roma, cioè ho trovato tutta una serie di analogie che mi sono servite. Però la stessa operazione si può fare col paganesimo greco, con quello egiziano, col paganesimo di Creta, con tutti i paganesimi. E vi abbiamo tenuto anche una serie di trasmissioni, si può fare anche con gli indiani e con l'India, con la Cina, con gli aborigeni australiani, si può fare con gli indiani d'America, cioè si può fare con tutti quelli che percepiscono il mondo che ci circonda come cosciente e vivente. Stasera cominciamo abbiamo già parlato degli auguri per le congregazioni, stasera riprendiamo i libri sibillini all'interno delle congregazioni e poi continueremo con i Feziali, i Sali e i Fratelli Arvale. Per finire coi Pontefici, non so se riuscirò a fare i Luperci comunque. I libri sibillini, ah, ricordo sempre che qualche volta in qualche congregazione c'era anche una sovrapposizione, cioè Luperci, Sali e Arvale, c'erano anche delle piccole sovrapposizioni, comunque a me queste non interessano. Vi ricordo sempre il paganesimo che non stiamo parlando è la costruzione del futuro, non è l'archeologia del passato. I libri sibillini, ho già parlato dei libri sibillini, ricordate, riprendiamo il discorso sotto un'altra luce. I libri sibillini rappresentano per Roma un elemento importante nella fondazione del suo divenire. Tendono ad indirizzare la forma stato della città in direzione del proprio sviluppo. I libri sono compilati da un veggente capace di cavalcare i mutamenti allo scopo di portare Roma a seguire la sequenza fondamentale dei suoi mutamenti. Alla loro base c'è la costruzione della libertà degli esseri umani in uno Stato che sancisce giuridicamente i progressi di libertà degli esseri umani stessi. Da un lato i libri sibillini condizionano le scelte dello Stato, dall'altro impediscono alle espressioni religiose di massa di sfociare in devastante fanatismo. I libri sibillini devono essere interpretati, ma costringono l'interprete a modificarsi davanti al quesito e alla risposta. I libri sibillini dispongono di un potere tale da non consentire deviazioni e attraverso questo acquistano una tale fama da costringere cristiani ed ebrei alla loro contraffazione. I libri sibillini mantengono lo sviluppo lineare dello Stato romano fino alla loro distruzione. Dopo la loro distruzione, lo Stato romano inizia un processo involutivo attraverso il quale la Repubblica romana diventa una nazione assolutista, prima la dittatura, poi l'imperatore e infine il cristianesimo. La consultazione dei libri sibillini avviene su ordine del Senato e solo in presenza di situazioni di gravità sia all'interno che all'esterno. Erano situazioni di gravità i segnali provenienti dal cielo in grado di scatenare le paure della popolazione. Queste venivano esorcizzate mediante sacrifici, suppliche ed edificazioni di templi. Intanto il pericolo perdeva consistenza e le tensioni sbollivano, mentre gli esseri umani affrontavano come potevano i problemi posti dalle rare carestie ed epidemie, limitandone i danni, rafforzando attraverso quel fare il sistema sociale.
Nel cristianesimo le pestilenze, le carestie, gli eventi celesti saranno usati per alimentare persecuzione e miseria, distruggendo ogni forma di Stato e di ordinamento sociale, in cui la popolazione potesse, in qualsiasi forma, imporre un barlume di libertà. È da ricordare come la più grande pestilenza della storia europea sia stata provocata proprio dal fare dei cristiani, dalle loro scelte che, sterminando le donne, dessi definite streghe, e i gatti, considerati loro aiutanti provenienti dal mondo demoniaco, provocarono l'aumento abnorme di topi che attraverso le loro pulci trasmisero la peste. Che cosa ne sapevamo noi? Chiedono i cristiani. Proprio per questo la loro responsabilità è mille volte maggiore. Essi hanno la responsabilità di aver imitato il Gesù di Nazareth davanti al fico, averlo distrutto perché non gli dava quanto voleva. Così i cristiani hanno fatto con le donne. La loro malvagità è immensa nel loro fare, come è immensa nel loro fondatore. Se essi avessero imitato gli antichi libri sibillini, non avrebbero saccheggiato l'esistente per esorcizzare le loro paure. L'avrebbero ammaliato per condurlo lungo i mutamenti desiderati. Allora non sarebbero cristiani. Dopo aver provocato la peste con morti e distruzioni in mani, i cristiani costruiscono templi al loro Dio, se questa non è buffoneria. I libri sibillini detenevano un grande potere, che sapevano trasmettere ai 15 emviri, diversi come numero nelle varie epoche, al fine di fondare continuamente la concordia fra gli esseri umani e le coscienze di sé e del circostante, la cosiddetta Pax Deorum. I libri sibillini sono stati consultati 9 volte per cadute di meteoriti. I libri sibillini sono stati una guida nelle scelte, senza che queste portassero alla distruzione dell'esistente, in relazione all'allargamento della libertà degli esseri umani. Anche questo è per quanto riguarda questo aspetto specifico dei libri sibillini. Abbiamo anche oggi un libro che si può avvicinare ai libri sibillini, ed è il Tao Te King. Cioè, imparare a fare i king, o comunque farli anche approssimativamente, aiuta a lavorare esattamente come i libri sibillini. Cioè, costringe l'interlocutore ad analizzare gli elementi attraverso i quali pone la domanda o pone il quesito. Analizzando gli elementi in cui pone il quesito, l'interlocutore arriva alla risposta. I king potrebbero essere usati proprio al posto dei sibillini, anche se ci vuole un veggente per riuscire a farlo. E passiamo invece a una congregazione religiosa un po' più definita, ed erano i Feziali. I Feziali erano una congregazione consacrata a Giove, il cui compito era quello di presiedere ai giuramenti, all'onore, al rispetto dei trattati e alla dichiarazione di guerra. Il fare doveva andare di pari passo con la parola. Portare il sistema sociale romano in guerra era una grave responsabilità, equivaleva a bloccare momentaneamente lo sviluppo per affrontare una situazione dalla quale poteva anche non riuscire vincitore. L'etica romana aveva al suo centro rispetto, onore e orgoglio. Quando il rispetto veniva meno, con l'onore e l'orgoglio infranto, i Feziali dovevano stabilire se questo era avvenuto e come questo meritava riparazione. I Feziali erano dunque l'anima dello Stato giuridico romano nelle relazioni con gli Stati vicini. Anche all'interno dello Stato romano i giuramenti mancati venivano puniti mediante la morte. Non il giuramento mancato, ma il furto della fiducia che il mancato giuramento aveva provocato. Faccio un breve inciso. La fede cristiana è l'abbandono dell'individuo alla promessa di Dio, no? Cioè è l'accettazione acritica di tutto quello che dice Dio. La fede pagana, invece, Fides, non è altro che le speranze che si mettono nella conoscenza. Cioè, io i pagani con cui lavoro li conosco, so più o meno, perché hanno dato prove, più o meno come sono. Chiaramente non posso sapere tutto, però da loro ho delle aspettative. Cioè, se uno di loro mi dice una cosa, io mi aspetto che quella cosa sia vera. Per cui io non mi abbandono alla parola di un Dio, alla parola di qualcuno o di qualcosa, ma semplicemente ripongo la fiducia con ciò che conosco, per cui ciò che conosco posso proiettare, pensare che quello che conosco si manterrà. Per cui Fides non è altro che la conoscenza che io acquisisco rispetto al mondo. Per
mentre invece fede dei cristiani è l'abbandono dell'individuo, la rinuncia dell'individuo alla propria ragione, alla propria volontà e alle proprie determinazioni per abbandonarsi a qualcuno. Sono due cose estremamente diverse, però viaggiano talmente vicino che è facile scambiare l'una con l'altra e spesso purtroppo succede. La magia difeziale consisteva nell'essere uno con Quirino, essere uno con Giove, aprire le porte alla furia bellona come espressione del fare di Marte in funzione delle trasformazioni indicate da Giano. Agivano nel presente per fondare il futuro. La loro magia si esternava in formule e cantilene ripetitive attraverso le quali essi diventavano uno con lo spirito e i mutamenti della città. I feziali diventavano uno con l'orgoglio della città, diventavano uno col rispetto per la città. Questo essere uno implicava che il feziale sviluppava se stesso nella misura in cui la città si sviluppava, perdeva se stesso se la città soffriva, era offeso se la città era offesa. Il suo futuro, il suo divenire come mago era legato al divenire della città stessa, non la città in quanto mura, ma la città in quanto anima, essenza, orgoglio e mutamenti. Quando l'orgoglio e il trattato, la fiducia era infranta, il feziale invocava Marte, mentre il suo cuore diventava uno con Bellona. Egli diventava la furia che si abbatteva sull'offensore. Era la sua lancia scagliata entro il confine del nemico, era la sua lancia insanguinata lanciata nel campo hostilis. Cioè, praticamente il rito con cui si dichiarava guerra era quello attraverso il quale il feziale con una lancia di corniolo la lanciava contro il campo nemico. Quando invece lo stato romano divenne troppo grande per fare il viaggio e andare nello stato nemico a lanciare la lancia, l'urlo di guerra veniva fatto dal feziale lanciando la lancia in un campo che era chiamato campo ostile. Diventare uno con la parola data, con l'accordo sottoscritto, col giuramento, scatenare la furia quando altri non sono uno con la parola data, con l'accordo sottoscritto, col giuramento, essere uno con l'essere Giove, chiamandolo testimone, precisi al rigido rispetto di quanto promesso, pronti ad affrontare le contraddizioni attraverso la guerra, scatenando Bellona, ma pronti a trattare. Il feziale diventa eterno come la sua città. Non so quanto il mondo della ragione sia in grado di comprendere questo tipo, questo dopo 1600 anni di dominio educazionale cristiano. I cristiani non sono in grado di rispettare nessun trattato, nessun accordo fra uguali. Essi sono Dio, il loro Dio, l'assoluto. Per loro ogni essere del pianeta deve prostrarsi davanti a loro. Firmano trattati quando sono costretti e mentre li firmano già intrallazzano per aggirarli, per farsi passare per furbi. Così era anche il pazzo di Nazareth, per distruggere colui o coloro che li hanno costretti a strappare loro una firma sotto un trattato ben sapendo che un cristiano non ha onore né rettitudine morale. E il cristiano, ad imitazione di Gesù, in verità vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto ciò avvenga, Matteo. Egli mentiva sapendo di mentire, ma intanto era riuscito a suscitare stupore fra gli astanti e di questo inganno giuiva. Era riuscito a bloccare la ricerca della libertà negli astanti, terrorizzandoli e sottomettendoli. Scopo del cristiano non è quello di diventare eterno, seguendo un sentiero virtuoso. Un cristiano sa di aver fallito il fine della propria esistenza, e il suo scopo è quello di distruggere ogni ricerca di libertà a maggior gloria del proprio Dio. Con la fine della Repubblica Romana anche il collegio dei feziali degenerò. L'imperatore doveva mettere le mani su ogni istituzione per assorbirla al proprio volere, alle proprie decisioni. L'onore di Roma divenne l'onore dell'imperatore. Così Roma perse onore e dignità, aprendo le porte all'arrivo dei cristiani, i quali si impossessarono della forma di cui onore e dignità godeva Roma, per imporre ad un mondo smarrito la propria morale fatta di miseria, malafede e gioia nel sottomettere. E questi erano i feziali. I feziali hanno rappresentato praticamente la costruzione dello Stato romano. Però una nazione, un popolo, uno Stato vive anche perché sa affrontare le contraddizioni della vita. E per affrontare le contraddizioni della vita c'erano i sali. E i sali erano un'altra congregazione di sacerdoti, di preti romani. Per capire l'importanza dei sali è necessario conoscere l'importanza della lustrazione. Lustrazione sta per rendere lucido, rendere efficiente. La lustrazione era una festa cerimonia che si svolgeva in marzo. Marzo era nell'antico calendario romano il primo mese dell'anno.
L'anno cominciava il 1 marzo, primo mese di primavera. In marzo cominciavano le guerre, in marzo, nella ritualità sabina, partiva la gioventù consacrata per fondare nuove città. Marzo era l'inizio dell'attività umana. Prima di cominciare l'attività era necessario prepararsi, illustrarsi, essere compatti per affrontare le contraddizioni dell'esistente. Nessuno si poteva permettere di affrontare l'oggettività senza essere adeguatamente preparato. La deficienza della preparazione metteva in pericolo e in difficoltà l'intera collettività. Il non migliorarsi, il non progredire, la non preparazione del singolo danneggiava la collettività. Ed è come oggi quando qualcuno non rivendica i diritti che ha. Non rivendicare i propri diritti significa danneggiare la propria vita e danneggiare la comunità. Prima di cominciare l'attività era necessario prepararsi, illustrarsi, essere compatti per affrontare le contraddizioni dell'esistente. Nessuno si poteva permettere di affrontare l'oggettività senza essere adeguatamente preparato. La deficienza della preparazione metteva in pericolo e in difficoltà l'intera collettività. Il non migliorarsi, il non progredire, la non preparazione del singolo danneggiava la collettività. I sali dovevano essere attenti affinché la città praticasse collettivamente la lustrazione. Il rifiuto dei cristiani di praticare i riti non era il rifiuto di sacrificare alle divinità pagane, come hanno detto, ma era un'operazione per indebolire la città, renderla vulnerabile al nemico per poter impossessarsene quanto questo l'avrebbe distrutta. I sali praticavano memoria e attenzione, manipolavano il loro essere e la loro attenzione al fine di manipolare e concentrare l'attenzione dei singoli individui del sistema sociale su quanto era collettivamente importante dopo l'individualismo praticato durante la stagione invernale. I sali erano dei maghi o apprendisti stregoni, il cui compito era illustrare l'attenzione della città per prepararla ad affrontare quanto era importante per la città stessa. Essi stessi, attraverso la pratica delle danze, attraverso la recitazione di litanie, lustravano la propria attenzione. Attraverso illustrare la propria attenzione, lustravano l'attenzione dell'intera città. I sali erano i guardiani, il cui compito era tenere desto il fare attraverso il quale si costruiva il divenire. Il collegio dei sali era riservato ai patrizi, coloro che non potevano permettersi di abbassare la guardia col pericolo di perdere tutte le proprie sostanze e i loro privilegi. Dovevano essere giovani, in quanto la funzione della lustrazione era costruire il futuro. Il divenire dei sali era legato al divenire della città. Erano loro che avevano il bisogno della lustrazione e dell'attenzione, in quanto loro erano diventati uno con la città e le contraddizioni che questa si apprestava ad affrontare. I sali praticavano una danza ritmica, come viene praticata in molte cerimonie tribali, la cui funzione era quella di concentrare l'attenzione degli astanti, far muovere più velocemente la loro energia vitale, imprimendo vigore, e concentrare le loro tensioni verso sbocchi ed obiettivi funzionali al divenire della città stessa. I sali erano vestiti da soldati, perché la contraddizione più drammatica per la vita della città si risolve mediante l'uso delle armi e richiede la concentrazione di grandi quantità di energia vitale e di attenzione, in quanto rappresenta il massimo pericolo cui la città può incontrare. La lustrazione non riguardava solo le armi, era lustrazione anche degli attrezzi da lavoro, affrontare le contraddizioni che si risolvono mediante il lavoro. Era l'illustrazione di quanto serviva per affrontare le contraddizioni rappresentate dall'arrivo dell'inverno. I sali garantivano che la città non si sarebbe mai piegata su se stessa, ma avrebbe continuato a migliorarsi, espandersi e progredire. I sali erano dunque il risveglio. Ed è importantissimo conoscere anche questo, cioè è importantissimo sapere che ogni scadenza della vita, cioè la vita ha una serie di scadenze, ha una serie di cose da affrontare, ha una serie di contraddizioni che devono essere vissute e attraversate. E per attraversare le contraddizioni della vita è necessario illustrarsi, è necessario prepararsi, è necessario manipolare noi stessi. Cioè noi non possiamo passare una vita in ginocchio e poi pensare di affrontare, non so, arriva il Barbarossa, fermiamo il Barbarossa. Cioè, questo non è assolutamente possibile né concepibile. Purtroppo
al cristianesimo non interessa niente alle persone. Le persone devono essere in ginocchio, le persone sono prive di diritti, le persone non hanno un diritto. Dio non concede nessun diritto alle persone, neanche quello di rispettare la parola data. Per cui il Dio dei cristiani è assolutamente senza parola. E i cristiani, ad imitazione del loro Dio, sono persone senza parola, ma devono essere senza parola perché altrimenti non possono adorare quel Dio. Per cui è una contraddizione intrinseca, cioè un cristiano adora il suo Dio perché il suo Dio non ha parola ed è vile rispetto a chi lo segue, a chi lo adora. Bene, il cristiano ad imitazione del suo Dio deve comportarsi allo stesso e identico modo. Non può fare diversamente. Non può fare diversamente. E passiamo a un'altra congregazione della religione romana. E sono i fratelli Aravale. I fratelli Aravale erano una congregazione il cui scopo era coltivare la relazione fra gli esseri umani e le coscienze relative allo sviluppo delle culture e dei campi coltivati. Ogni campo che si possa coltivare e in cui si possa sviluppare ed espandere. I sali erano la lustrazione del campo. I fratelli Aravale erano la crescita di quanto il campo poteva contenere. I fratelli Aravale erano uno con l'espansione. Crescita è un aspetto fondamentale di necessità, un moto assoluto dell'universo, ricordate Cerere, ne abbiamo parlato, dell'universo e di tutte le coscienze in esso contenute. I fratelli Arvale erano i guardiani della crescita, crescita come tensione assoluta. I fratelli Arvale dovevano tenere vivo l'interesse e la tensione per la crescita di tutta la città. Inizialmente erano contadini che attraverso il lavoro dei campi divennero uno col campo stesso, e i suoi mutamenti, le tensioni del contadino quando vive solo del prodotto del suo campo o non vive. Nel seguire i mutamenti è tale da diventare egli stesso un mutamento. Con gli occhi del mutato legge tutte le contraddizioni attraverso le quali avviene il mutamento e gli ostacoli al mutamento stesso. Così nacque il collegio Arvale e si erano i guardiani dei mutamenti attraverso i quali l'esistente si dilata. Ogni volta che una persona fa una scelta, la sua scelta è, lui, egli si fa Dio, cioè egli sviluppa, egli si fa fatto, nel senso che la sua scelta si somma alla sua volontà, cioè la sua volontà di decidere, egli fa una scelta. Scusate, la sua volontà si fonda con la propria necessità. E attraverso volontà egli sceglie e fa una scelta, però quella scelta cancella altre scelte possibili, cioè le scelte che vengono cancellate sono moltissime e ogni scelta dà via a una sequenza di mutamenti diversa. Per cui cosa dovevano fare i fratelli Arvale? Dovevano fare in modo che la scelta su cui davano via ai mutamenti fosse la migliore per la città, cioè erano praticamente dei guardiani del mutamento. Questo è il senso, e questo è che penso che sia il massimo della stregoneria possibile. Bene, finiamo le congregazioni maschili con l'ultima figura di preti romani, ed è quella dei pontefici. Ma noi prendiamo quello che ci serve e tutto il resto lo buttiamo, no? Dei pontefici parlerò soltanto per accennare lo scopo per il quale nacquero. I pontefici erano i costruttori di ponti. I pontefici erano coloro che studiavano la strategia dell'esistenza per collegare la vita del corpo fisico con la vita del corpo luminoso. I pontefici erano coloro che attraverso la propria trasformazione in tutte le coscienze di sé, indicate come divinità, aiutavano gli esseri umani a trasformarsi in esseri luminosi. I pontefici erano degli stregoni, esseri umani doppi. Col tramonto della Repubblica divennero delle persone che, partecipi alla gestione del comando sociale, coltivavano i propri privilegi, partecipando meccanicamente ai culti e sorvegliando le mansioni delle vestali. Questo fino al massimo disprezzo per la fu funzione di pontefici, quando la carica venne assunta direttamente dall'imperatore o dall'aspirante tale. Il potere di essere distrutto dal potere di avere. Premessa indispensabile perché di questa carica se ne appropriassero i cristiani, al fine di sacrificare le pecore al proprio Dio di cui essi, o quale parte di essi, si sono eletti a pastori. Il pontefice è il costruttore di ponti. Vi ricordo che in questo momento, qualunque sia il paganesimo
praticato, qualunque sia il sentire pagano, cioè il sentire del mondo che gli circonda, ogni pagano in questo momento, di qualunque entità sia, di qualunque sia la sua categoria, in questo momento ha il diritto magico al titolo di pontefice, qualunque sia la sua strada, qualunque sia la sua descrizione. Se poi i cristiani se ne siano appropriati per mettere in ginocchio le persone, questo è solo una truffa, è solo un furto puro e semplice. E visto che abbiamo ancora tempo, prima di eventualmente far accedere le telefonate, parlerò dell'ultima cosa maschile, diciamo, dopodiché dovremmo avere, abbiamo solo le vestali, ed è i luperci. Luperci, Lupercalia, la festa romana, cioè la festa della fecondità praticamente, fu l'ultima festa distrutta dai cristiani. Fu Gelasio I il corrotto. Perché il corrotto? Perché fu uno di coloro che lavorarono per fare in modo che gli imperatori, cioè che il compito fondamentale degli imperatori fosse quello di costringere le persone sottomesse a praticare la morale cristiana. E lui praticamente, Gelasio I, fu uno di quelli che lavorarono moltissimo, diciamo, per dire che lui è il padrone e gli imperatori devono seguire quello che lui dice e che lui fa. Cioè praticamente è la religione padrona dello stato giuridico. Infatti da allora ogni atto fatto da ogni imperatore, da ogni re, da ogni stato che è cristiano ricade sul cristianesimo, cioè su chi pratica la religione cristiana. La partecipazione morale ricade su ogni cristiano. Cioè il fatto che una guerra sia stata decisa da uno stato giuridico che era cristiano, bene, quella guerra se aveva implicazioni religiose, se aveva degli aspetti religiosi, se era legata a degli aspetti non semplicemente una guerra di conquista, bene, quella guerra, la moralità di quella guerra, l'infamia per aver provocato quella guerra ricade su ogni cristiano del passato, del presente e del futuro. Questo deve essere chiaro. E Gelasio I il corrotto fece questo, fra le altre cose, oltre a fare in modo di distruggere la festa della Lupercalia, fece un'altra porcata che fu quella di far bruciare l'Apocalisse di Tommaso. Cioè, probabilmente gli stava un po' sulle scatole. Non si sa bene cosa ci sia scritto in questa Apocalisse, non so neanche se ce ne siano copie, se è stata trovata, comunque sta di fatto che lui la fece bruciare. Luperci, l'essere lupo corre attorno al suo territorio e lo marca. Ogni essere della natura sa che quello è il suo territorio, il luogo da dove spicca il balzo per la caccia, il balzo per l'esistenza nell'infinito dei mutamenti. L'essere lupo rinnova il suo segno attorno al suo territorio, rinnovando con esso lo scorrere dell'energia. L'essere lupo non può marcare il proprio territorio. L'essere lupo che può marcare il proprio territorio è un essere vitale, un essere che non ha paura di affrontare le contraddizioni dell'esistente. In quel territorio può procreare, costruire il suo corpo luminoso, balzare per espandere se stesso e il branco. I luperci erano quegli esseri umani che, per la sequenza delle loro scelte, erano diventati uno con lo spirito dell'essere lupo. La via della conoscenza e la consapevolezza dell'essere umano e dell'essere lupo sono molto simili, quasi parallele. Il divenire dell'uno si integra col divenire dell'altro. Una leggenda racconta che quando l'essere umano divenne cieco e sordo nei confronti della numenia del circostante, l'essere lupo convinse suo cugino, l'essere cane, a prestare la sua vista, il suo olfatto e il suo udito a chi stava brancolando nel buio. Allora, questa roba qua è stata scritta, mi fermo un attimo perché è stata scritta praticamente nel 1992, mi sembra, no? Bene, c'è una notizia del Gazzettino del 14/9/1998, cioè il 14 settembre 1998, che dice:
I lupi selvatici sono alla base del successo dell'Homo sapiens sull'uomo di Neanderthal. Secondo un veterinario australiano, l'alleanza con il lupo permise all'Homo sapiens di rinunciare all'olfatto, dando vita a una evoluzione facciale che aprì la strada all'abilità della parola. I neandertaliani, invece, non avendo rapporti con i lupi, non impararono a parlare e si estinsero. Non sono d'accordo col discorso di parlare, comunque è l'interazione fra l'essere umano e il lupo, e più in generale il mondo circostante, che ha portato alla supremazia dell'Homo sapiens sull'Homo di Neanderthal, e fu una grande guerra, questo ve lo assicuro. Dopodiché non passatemi per matto. Allora, questa notizia la trovate sul Gazzettino del 14 settembre 1998, quello che vi sto leggendo è del 92. Andiamo dunque avanti. L'essere lupo provvide. Scusate un attimo. Ah sì? Perché? Ciao, dove su adesso? Ciao a tutti, Franco vi saluta tutti e vi ringrazia. L'essere lupo provvide ad assistere l'essere umano col quale si era legato nel corso dell'evoluzione. Ci sono degli esseri umani che fanno coincidere la propria via alla conoscenza e alla consapevolezza con quella di altri esseri della natura, e costoro preferiscono nella specie umana le specificità delle specie animali con le quali si fondono e che riescono a comprendere dal punto di vista della ragione. I luperci, col loro sacrificio e con la loro folle corsa, rinnovavano l'energia della città antica. Erano diventati uno con lo spirito della città, o meglio, nello spirito della città immettevano lo spirito dell'essere lupo, la sua fierezza, il suo sguardo puntato verso il futuro. E i cristiani dipingevano l'essere lupo con terrore e paura. Loro che per diventare agnelli sacrificavano al loro Dio gli esseri umani, privandoli della conoscenza e della consapevolezza e dei legami con il mondo circostante. I cristiani temono gli esseri che con lo sguardo fisso lungo il sentiero della libertà. I luperci rinnovavano lo spirito di Roma inserendovi quello dell'essere lupo. Roma è figlia dell'essere lupo, non perché questi ha allevato il suo fondatore, ma perché gli esseri lupo hanno versato in lei le loro tensioni, i loro bisogni, il loro divenire. I luperci erano il tramite. I luperci rinnovavano il patto con l'essere lupo. La loro corsa attorno alla città era il rinnovo di quel patto. Lo spirito dell'essere lupo, come del resto quello dell'essere umano, non si piega facilmente. Fu questo spirito a resistere all'avvento della miseria cristiana. Ormai i luperci avevano dimenticato il perché di quella corsa, ma questa era talmente radicata nello spirito del popolo romano che non importava più dove fosse l'essere umano capace di diventare uno con lo spirito dell'essere lupo. Era sufficiente che il rito per concentrare l'attenzione degli astanti, rinnovando il patto. Il cristianesimo ha avuto bisogno del terrore e dell'esercito per piegare lo spirito dell'essere lupo, del popolo romano. E con che risultato? Con centinaia d'anni di miseria e di oscurantismo della ragione, con centinaia d'anni di terrore fino all'avvento dei libertini e dello sviluppo delle contraddizioni sociali. Questo sangue scorre lungo la via della libertà. Lo spirito dell'essere lupo è dentro gli esseri umani, come lo spirito dell'essere umano, mentre fonda la libertà, è dentro all'essere lupo, mentre cercano la libertà. Ogni essere della natura è pronto a sorreggere chiunque proceda verso la libertà. Lo spirito dell'essere lupo si fonde con lo spirito degli esseri umani nei paesi mediterranei, nei paesi asiatici, più che lo spirito dell'essere lupo è lo spirito dell'essere tigre, in quelli africani dell'essere leone, in quelli latinoamericani dell'essere puma, eccetera. Quando questo aspetto dello spirito muore, l'essere umano muore con lui. Ai cristiani piacciono i morti viventi, ai quali possono dare ordine promettendo loro il paradiso. Piegare lo spirito dell'essere lupo per rendere gli esseri umani schiavi. Lo spirito dell'essere lupo si arrende solo quando è solo a reggere l'urto contro la pulsione di morte. Gelasio, il corrotto, ricattò Roma attraverso le menzogne. L'impero prima e il cristianesimo poi avevano distrutto la forza di Roma per meglio metterla in ginocchio davanti al suo dio assassino.
lo spirito dell'essere lupo si fuse col cuore degli esseri umani, coltivando il divenire, impedendo alla disperazione cristiana di distruggere il principio speranza. I luperci non corrono più attorno alla città antica, né si vestono con le pelli degli animali sacrificati, ma lo spirito dell'essere lupo è sempre fuso con quello degli esseri umani. Aspetta soltanto che questi ricomincino ad ascoltare le voci del circostante. E questa è una cerimonia a rito che andò persa e che non potrà mai più essere ricostruita praticamente, perché apparteneva a quel tempo, apparteneva a quella situazione, apparteneva a quel sentire. Il rinnovamento fra l'essere umano e lo spirito del lupo è comunque un rinnovamento che sta avanzando in maniera fortissima. I lupi si stanno sviluppando in tutta la catena dell'Appennino, stanno sviluppando anche sulle Alpi. Ebbene, è una notizia, credo, dell'altro giorno che si sta per approvare una legge per la protezione del lupo italiano, che è una razza di cani, sembrerebbe straordinaria dal punto di vista dell'intelligenza o dal punto di vista delle prestazioni, che è avvenuta fra l'incrocio di una lupa con un cane, o viceversa, adesso non so esattamente, avvenuta un paio di anni fa, e la specie che ne è sortita sembrerebbe eccezionale come prestazioni e come vicinanza all'essere umano. Per cui vi porto sempre questo, cioè la stregoneria non è un qualcosa che non si vede, non si tocca, non si palpa. La stregoneria è un modo con cui affrontare la vita, è un modo con cui sviluppare le proprie condizioni e le proprie contraddizioni. Qui è rimasto ormai ben poco del sentiero d'oro. Del sentiero d'oro abbiamo il discorso delle vestali e abbiamo il sentiero vero e proprio, cioè abbiamo la devotio. Io sono abbastanza incerto se fare la devotio, perché la devotio è il rito pagano che io faccio, che mi appartiene e che è mio. Per cui fare la devoto in radio non è che mi piaccia moltissimo. Penso che finirò le vestali e poi la devoto del Sentiero d'Oro penso che non la farò. C'è sul libro il Sentiero d'Oro se a qualcuno interessa, però mi sa che non la farò in radio perché è una cosa che mi appartiene ed è molto personale. Verrà fatta pubblicamente quando ci saranno dei riti, quando dovranno essere indicati attraverso dei riti cosa blocca la libertà delle persone in questo momento, quali sono gli ostacoli da rimuovere. E allora probabilmente faremo questo devoto, ma lo faremo in forma solenne, non in forma così povera, cioè non comunque una cosa da fare in radio. Per cui la prossima volta in pratica concluderò il sentiero d'oro. Concluderò il sentiero d'oro e continuerò poi col Gesù di Nazareth, l'infamia umana. Se qualcuno ha seguito le trasmissioni, sa che ho fatto la quarta parte del Gesù di Nazareth, l'infamia umana. Ho trattato esattamente quella parte che parla della relazione fra Gesù, dei Vangeli ufficiali e i farisei. Cioè, in quelle relazioni, cioè ogni volta che Gesù si rapporta con i farisei, ci sono le indicazioni alla Chiesa Cattolica di come si deve rapportare con le persone, cioè come deve fare quando ci sono delle contraddizioni con un nemico, un eretico, un pagano, eccetera. E abbiamo parlato proprio della quarta parte di Gesù di Nazareth, l'infamia umana. Abbiamo visto storicamente come la Chiesa ha preso questi principi e li ha applicati. Andando avanti invece con Gesù di Nazareth e l'infamia umana faremo la seconda parte di Gesù di Nazareth e l'infamia umana, cioè praticamente quella parte che ha punti abbastanza comuni ai quattro Vangeli e li commenteremo dal punto di vista della distruzione degli esseri umani. Vediamo un attimo. Pronto? Sì, salve, sono Gianni. Ciao Gianni. Senti, volevo chiedere una cosa. I libri che hai scritto Sì? si trovano alla libreria di Treviso? Certo. Ah, si possono trovare tutti là. Sì, li trovi in maniera fotocopiata perché li tiro col computer e li fotocopio, non è che trovi un gran materiale. E averli su dischetto è possibile? È un po' un problema perché cioè, i dischetti girano e possono anche essere usati in maniera diversa. Comunque in ogni caso a qualcuno gli ho dati i dischetti.
a qualcuno li ho forniti, poi sai, no, c'è qualche perplessità, sì, ho qualche perplessità a far girare gli scritti, no? Ah, li puoi proteggere? Beh, sai, io non sono un gran specialista. Basta staccare la linguetta, sì, va bene, però uno se li carica e può usarli in maniera diversa, capisci? Ah, tutto lì, insomma. Beh, vabbè, ma allora se ne assume, diciamo, tutto quanto, perché o è il tuo scritto oppure non lo è, no? Sì, vabbè, ma è abbastanza, cioè, no, è perché sul dischetto allora potevi fare un'impaginazione più comoda. Sì, ma guarda che sono due tipi di impaginazione, li trovi, eh? Trovi quello dell'istituto, che è fatto in forma A3 e costa meno, cioè ha tentato di ridurre all'osso i costi. Sì. E io ultimamente sono riuscito a tagliare abbastanza, insomma, vengono vendute a un buon prezzo, tutto sommato. Ho cioè, non, fa conto che quello che si vendeva a 40.000 lire siamo riusciti a poco più della metà, insomma. Ho capito. Cioè, facciamo quello che possiamo anche noi, insomma. Senti, no, una cosa, mi piacerebbe che tu un giorno, quando hai voglia, sviluppassi un argomento, e sarebbe questo, almeno a me interessa, ma forse può interessare, cioè, ci sono più religioni politeiste, no? Sì. E anche, no, e anche, anzi, soprattutto monoteiste, intendiamo. Sì, no, va bene. Diciamo, tutte, non mi risulta che ce ne siano delle religioni che non affermano di dire la verità, no? Certo. Allora, a questo punto, o una ha il sopravvento, ma ormai in tanti secoli dovrebbe averla fatta, oppure non lo hanno. E allora la considerazione che io faccio è che la verità religiosa, non c'è niente di più falso che la verità religiosa. È vero. D'accordo. Ma meriterebbe tu che ti si approfondi, sviluppare sta cosa, perché non si dà, cioè io sento sempre parlare come fosse normale per un cristiano, beh, io ho questa mia fede, un altro ne ha un'altra, come parlare di calcio, no? Io sì, parteggio sì, per sì, l'Inter, l'altro, però andiamo tutti bene d'accordo e avanti così. Ma non è così, no? Cioè, sì, sì, possono andare bene d'accordo, ma questo significa che nel profondo nessuno ci crede. Cioè, può essere benissimo. Sì, perché anche quando uno afferma, no, anche le più alte cariche religiose, anzi, in un certo senso apprezzo più i musulmani che sono integralisti che non gli altri, perché, almeno quelli, no? Perché almeno quelli dimostra coerenza, no? A un certo momento uno dice, boh, questa è la fede mia religiosa, ma le altre sono false. Certo. Punto e basta. Ma a dire, fare questa considerazione, dire, ma noi siamo cattolici, tolleranti, così, e quindi tollerano chi dice il contrario. Ma allora, sì, è una presa di qualcuno, sono, scusa. Sì, beh, io e questo lo sostengo sempre. Sì, sì, no, beh, ma è chiaro, ma il fatto che lo sostenga Simeone Claudio, se non sembra niente, sì, no, però sarebbe interessante sviluppare un argomento anche in forma di provocazione, no? Dire, voi cristiani che vi credete tanto, due sono le cose, o ci credete e allora diciamo spiegate come mai, diciamo, la religione o una confessione rispetto all'altra non è così tanto convincente quanto dovrebbe essere. Scusa, guarda che questo lavoro stanno facendo benissimo gli anticlericali, non so se li ascolti qui in radio. Gli anticlericali? No, non so dove. Alle ore 18, no, di domenica, sì, c'è Ivano e Laura, che sono degli anticlericali. Sì, ma dove? È qui sempre a Radio Gamma. Ah, da voi. E loro hanno preso la Bibbia, l'hanno spulciata passo per passo. Hanno la loro, chiaramente, visione del mondo, però sono andati a dimostrare tutta una serie di incongruenze, tutta una serie di assurdità, e lo stanno ancora facendo, Per cui lo stanno proprio facendo, e poi hanno intenzione di passare anche alle altre religioni, di spulciarle a mano. Si fa la spulciare. Sì. Però, scusa, un'ultima considerazione. Ma vedo che è calma, non ci sono tante telefonate. Io ho non so di questi, perché non mi ricordo di averli sentiti. Di solito ascolto la Radio Gamma. Comunque tutte le domeniche, la domenica. Non ci sono mai, cioè non sgarrano mai, ci sono sempre precise. La domenica. Vabbè. No, dicevo una cosa, un'altra. Io temo di più, temo, insomma, per modo di dire, no? Di più quelli che si
si dicono anticlericali, no? E per combattere l'istituzione Chiesa tirano fuori il Vangelo. Mi spiego. L'ha detto il figlio di Nazareth, il figlio del falegname, no? E siccome e dopo tirano fuori che magari è incoerente con quello che sta facendo la, l'attuale. È sempre opinabile già. No, per me quei è più pericoloso, perché i è dei falsi preti. Perché in questa maniera qua demoliscono o pensano di demolire una struttura servendosi del guasto iniziale, che è il più grosso. È sempre opinabile. Adesso purtroppo io sono scivolato da altre indicazioni, non vorrei discutere di trasmissioni che non sono questa, capito? Cioè, questo è una cosa io te l'ho segnalata. Non sto facendo riferimento a quello che hai detto tu adesso. Vabbè, comunque dico che spesse volte si sente che chi si mostra in chiave moderna mostra diciamo un atteggiamento critico nei confronti della Chiesa istituzionale, si serve proprio degli argomenti che sono alla base della Chiesa, cioè praticamente sostiene quello che ha detto o ha fatto Cristo, se mai esistito, e per demolire la Chiesa attuale, ma in questa maniera qua non facciamo altro che riproporre lo stesso errore che è già stato riproposto. Comunque io ho abbastanza stima di loro, insomma, per al di là poi delle differenze, però dico, vabbè, è una tua opinione. Ma io preferisco gli integralisti, no, perché in quella maniera lì si autocondannano. Questi qua invece, no, si ripropone e perpetuano sto discorso. Comunque guarda, prova a sentirli, insomma, al limite ti fai un giudizio più preciso, ecco. Alle ore 18 di domenica, okay. Così puoi parlare con loro. Okay. Ciao Gianni. Pronto? Sì, buonasera, sono Luigi da Treviso. Io ho sentito le spiegazioni che ha dato opportunamente oggi, forse ne avevo sentite altre volte, a proposito di certi epiteti, di certe aggettivazioni, no? Viste dalla parte come lei che le pronuncia, ecco. Però certo che l'incipit mi ha un po' abbastanza, anzi non tanto, confesso, sconvolto, no, ma comunque, come dire, definire così il Dio dei cattolici, perché il Dio dei cattolici, diciamo così, c'è la nuova e l'antica alleanza, ma l'insegnamento del Cristo, il Dio dei... Pronto? Sì, pronto. Ecco, del Dio di cattolici, definirlo così, come dire, mettiamo assassino, bisogna dimostrarle anche queste cose. È lui che ha distrutto Sodoma e Gomorra, è lui che ha mandato il Dio. No, perché vedi, quello, questa è una falsificazione, è una No, allora basta. Prego? No, prego. Ha mandato il diluvio universale, sì o no, quel Dio? Ma non è il Dio dei cattolici, vedi? Allora, questo è il punto. Ciao, arrivederci. Allora, chiariamoci ancora questo. Per 1500 anni i cattolici hanno venduto la Bibbia, l'hanno spacciata, hanno messo in ginocchio le persone, le hanno stuprate, le hanno torturate, le hanno massacrate. E adesso vieni a dirmi che non è quello il Dio dei cattolici, perché l'essere assolutamente necessario, il Padre Buono. Senti, le cazzate, per piacere, non raccontarmene le cazzate. Se tu hai un'altra immagine di Dio, benissimo, tu hai un'immagine di Dio diversa da quella della Bibbia, hai un'immagine che è eretica, se non fosse stato per gli stregoni saresti finito sul rogo. Chiaro questo? Allora, o tu hai l'immagine del Dio della Bibbia, ti concedo tutte le variazioni che la Chiesa Cattolica concede, cioè con tutti i distinguo, con tutto quello che vuoi, però non mi vieni a dire che quello non ha ammazzato col diluvio universale l'intera umanità. Perché quello è stato spacciato per 1500 anni, per cui non puoi dirmi che non è un assassino, cazzo, non si può dire questo. Il Dio dei cristiani è un assassino, che poi ogni cristiano ha la propria visione del Dio, lo vede in maniera diversa, lo pensa in maniera diversa, anzi alcuni cristiani possono anche pensare che ha fatto bene a mandare il diluvio, non lo metto in discussione, però venire a dire a me che quello non è un assassino, no, questo è una scorrettezza in termini. Questa è una scorrettezza assoluta. Allora, il Dio dei cristiani è un assassino. Dopo i cristiani dicono, io sono d'accordo che abbia mandato il diluvio universale, perché sicuramente quelli dovevano essere ammazzati. Ma
tu hai la tua opinione, Hitler era d'accordo con sui campi di sterminio, lui aveva la sua opinione, ma fratello, lui per me non c'è, per me, per il mio modo di giudizio non c'è differenza, perché tu non mi puoi fare queste affermazioni, per piacere, perché effettivamente sono offensive. Cioè, quando io ti ho detto, quando tu mi hai telefonato qua, caro Luigi da Treviso, e mi hai detto che non era vero di 300.000 bambini che i cattolici hanno trafficato, stuprato e violentato dall'Inghilterra fino all'Australia, ti ho dato l'indirizzo, cioè il giornale, e da dove avevo fatto il ritaglio dell'articolo. Bon, tu hai preso questo, sicuramente sei andato a verificartelo, ma tu non hai mica scritto la letterina al Papa dicendo tu non devi bistrattare le persone. No, a te non ne frega niente. Cioè, della vita a te non te frega niente. Pronto? Io sono andato a vedere quel numero di Repubblica, no? Sono andato a vedere il numero di Repubblica, non sì? Si diceva quello che ha detto lei, no? Ah no? Poi lei, mi scusi, un'altra cosa. No. Chiedo venia. No. Chiedo venia. L'articolo lo leggiamo, per piacere, qua in radio, al limite. Bene. No, però, però del bugiardo a me non me lo dai. È chiuso il discorso. Chiuso il discorso. Chiaro questo. Perché del bugiardo a me non me lo dai, per piacere. Vabbè, andiamo avanti ancora con il discorso. Il problema è sempre questo. Il problema è che abbiamo delle persone che difendono a spada tratta il diritto di qualcuno di impossessarsi delle persone. Ora, il concetto di impossessarsi delle persone non è un concetto gratuito. Cioè non è dire è un'idea come la un'altra. No, perché queste idee vengono praticate. Queste idee hanno una loro sostanza. Sì? Queste idee hanno una loro sostanza, hanno un loro modo di essere. Ebbene, questo modo di essere è reale. Cioè, non è che io dico, Dio fa bene ad impossessarsi delle persone. Come Dio fa bene? Dio fa bene a mandare il diluvio universale. Dio fa bene a distruggere Sodoma e Gomorra. Cioè, il possesso non è un'idea astratta. Il possesso si materializza in azioni precise, che è quello di battezzare i bambini, di stuprare i bambini, di costringere i bambini in ginocchio, di battezzarli, di insegnargli una religione, di costringerli a fare. Il possesso è una cosa reale. Noi abbiamo 1600 anni di storia di possesso e di stupri delle persone. Cioè non possiamo far finta che quella storia non sia mai avvenuta. Noi non possiamo far finta che oggi è un'altra cosa. No, oggi non è un'altra cosa. Oggi, faticosamente, dal 1789, dalla Rivoluzione francese, abbiamo cambiato la marcia con la quale venire fuori dalle contraddizioni della vita. Ma venire fuori dalle contraddizioni della vita non significa che le cose siano diverse. Significa che i rapporti di forza all'interno dei sistemi sociali sono stati tali per limitare l'orrore. Limitare l'orrore porta l'orrore a rappresentarsi in maniera diversa. Il concetto del Dio dei cristiani, esiste una sola prova che è inconfutabile dell'esistenza del Dio dei cristiani, una sola esiste, ed è l'ha detto la Bibbia. Allora, la Bibbia ha detto che esiste il Dio dei cristiani, ma che significa che l'ha detto la Bibbia? Claudio Simeone dice che il Dio dei cristiani non l'ha detto. Per cui l'unica prova dell'esistenza di Dio è che ha retto per secoli, ricordatevi che ha retto per secoli, è stata insegnata alle università, lo dice la Bibbia. E davanti a questo sono stati messi in ginocchio bambini. Davanti a questo è stato bruciato Giordano Bruno, davanti a questo è stato messo in ginocchio, costretto Galilei, e così milioni e milioni di persone. È stato distrutto in America dai cattolici, è stati distrutti gli indios dell'Australia dai cattolici, è stati distrutti gli indios dell'America Latina, meno quelli dei gesuiti che se li sono usati a modo loro. Sono state distrutte tutte le culture, sistematicamente, militarmente. Perché? Perché il concetto di possesso è il concetto dei cattolici. Vedremo quando vi farò le distinguo fra il Vangelo di Tommaso Didimos e i Vangeli ufficiali, la differenza esistente, la differenza che c'è fra un Vangelo stregone, cioè una serie di cose che rappresentano una via stregoneria, chiamiamolo che Vangelo tutto sommato, e invece i Vangeli ufficiali. Cioè anche se i detti spesso sono simili e sono vicini,
sono però diversi. Sei pronto? Dimmi. Ciao, sono Alba. Ciao Alba. Senti, però dovresti accettare un pochettino il dialogo. Anche non posso sono... accettarlo a quei livelli, Alba. Ma devi farlo. Assolutamente devi no. Devi farlo, stai attento, guarda Claudio. Assolutamente no. Il Dio dei cristiani, tutto sommato, è... io lo penso come il Dio dell'amore. Se dopo quelli che parlano in nome suo non si comportano tale... non ne ha colpa Gesù Cristo. Beh, vedi, il problema è un altro. È quello che dici tu non esiste. Cioè, è una cosa che ti sei costruita tu, ma non esiste, però, capisci? Questa... cioè, lo hai elaborato tu per avere un'immagine che ti appartenga. Bene, d'accordo, posso ammettere questo. Però se questo mi dà di comportarmi bene, di fare del bene, di non odiare nessuno... così, non credo che sia male, Claudio. Ma no, ma io capito? Non ho mai contestato gli adattamenti soggettivi delle persone, il loro tentativo di... Io ho grande rispetto per Haas, per esempio, per Wyclef, che erano dei cristiani. Mm. Cioè, e loro parlavano effettivamente... cioè, ci sono dei decaloghi che io ho anche letto qui in radio. E il problema è un altro. Il problema è che un conto è il cristianesimo, le sue leggi, i suoi principi, e un conto sono le persone che affrontano la vita e che cercano di vivere al meglio. Sì, io di questo ho rispetto. Quello che non ho rispetto è di quelli che mi vengono a dire che le cose oggettivamente non sono così. Questi non ho rispetto. Sì, d'accordo, però se tu magari qualche volta accetti un po' il dialogo, sì, ma non con questi personaggi, fuori di altre cose. Però guarda, io ho sempre pensato che sono stata allevata nella religione cattolica, non mi sento per niente handicappata, non mi sento diversa, non mi sento niente. Però a me hanno sempre insegnato che Dio è amore. Sì. E per me è una cosa importante, però, capito? Ma sì, perché sono allevata qui? Se fossi stata allevata in un altro posto mi avrebbero insegnato che quel Dio che loro adorano è amore. Cioè, ecco, io penso sempre, cerco sempre di andare a trovare la cosa migliore. Perfetto. Perché anche la Bibbia, anche quelli che alla domenica fanno la Bibbia, dicono delle gran castronate. Ma vedi, amica mia, questo qua l'hanno fatto tutti gli uomini per tentare di uscire dall'orrore cristiano. Tutti quanti sono costruiti... Ma guarda che non c'è l'errore cristiano, c'è l'errore delle persone. No, l'errore, orrore. Ma la religione non è cattiva. Ma come nessuno, no? Io ho letto tante religioni. Tutto sommato, nessuna ha del cattivo, capito? Certo. Però le persone sono gli uomini che poi la fanno cattiva. No. No. Quando... no. Claudio, dimmi. Ci troveremo, Ci troveremo, sì, certo. Ok? Ciao. No, il problema è questo, cioè io non ho problemi di dialogare con le persone anche se hanno posizioni diverse dalle mie. Io capisco benissimo gli sforzi di sta signora dicendo: ragazzo, io mi hanno educato come cattolico, ho cercato il mio meglio, cioè ho cercato di costruire una relazione fra me e il mondo pensando a questo Dio padrone buono. Questa operazione l'hanno fatta milioni e milioni di persone, alcuni che facevano questa operazione sono finiti sul rogo. Per cui, per piacere, io so che le persone stanno costruendosi, nonostante una Bibbia orrifica, dei percorsi di libertà. Io ho il massimo rispetto per questi sforzi, perché sono degli sforzi di libertà. Vediamo un attimo. Pronto? Dimmi Gianni. Ti dispiace? No, dimmi, anche se devo quasi lasciare la trasmissione. Sì, così ti do un motivo di riflettere. Sì. Perché Dio dovrebbe essere amore? Se amore, qualsiasi forma d'amore... è nata, almeno nell'evoluzione, con i mammiferi. Cioè, attenzione, amore è un qualche cosa di fisiologico connesso con l'evoluzione della specie. Infatti. Prima dei mammiferi non esisteva un rapporto d'amore di nessun tipo. Sì, infatti. È giusto? Sì, ma è quella... Quindi è una visione restrittiva quello di attribuire a un ente supremo, quale Dio... un sentimento tipico di una specie animale che si è sviluppata sulla Terra. Sì, beh. Cioè Saturno, oppure un altro essere sia del mondo, diciamo, minerale, o che cosa c'entra con l'amore? Sì, è vero? Ma a parte e chi l'ha detto che un giorno, se l'uomo si evolverà sotto forme di specie ancora più evolute, avrà necessità di amore? Sì, ma esistono anche altre argomentazioni a questo, però purtroppo le persone vivono il presente, capisci? Sì, ma è una limitazione veramente culturale grossa. Sì.
Anche questa è dovuta a una religiosità del tutto, sì, io sento, non so, mi pare di sentire discorsi da Medioevo, sta roba. Sì, ma in effetti è molto vero, sì, sì. Niente, scusa l'interruzione. Grazie a te invece Gianni, ciao, ciao. Ciao. Visto che mi fanno cenno di prendere l'ultima telefonata, no. Pronto? Ciao, voglio dire io cane. Vabbè. Ok, basta telefonate, lascio la trasmissione a chi mi segue, visto che mi fa ancora cenno andare avanti, ma io finisco qua. La trasmissione è Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15, sì, alle ore 15. Continueremo il crogiolo dello stregone. Mi dispiace che le persone non capiscano il crogiolo dello stregone, ma oggi ho anche letto Kant, per cui certi passi di Kant sono pesanti e la fede vista da Kant è una roba orribile. Vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15 e finirò il Sentiero d'Oro e comincerò Gesù di Nazareth, l'infamia umana, seconda parte. Ricordo che io sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8, Marghera, Venezia, e il diritto dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e Casella Postale 53, Marostica, Vicenza. Grazie.